Buongiorno e ben ritrovati sul canale. Io sono Monica e qui vi parlo di buone maniere e miglioramento personale. Oggi apparecchiamo la tavola insieme. In uno dei video precedenti ho condiviso con voi gli acquisti per la tavola. Vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere la mise en place risultante. Eccomi qui ad assolvere il mio dovere. Non so se lo vedete, ma qua dietro ho già predisposto tutto per l'apparecchiatura. Prima di cominciare, però, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a lasciarmi i vostri like. Ho già steso il mollettone, lo potete vedere in questo video, ve ne ho parlato brevemente giusto per accennarvi i riferimenti del Galateo e della sua utilità. Oggi apparecchio con voi la mia tavola, vi dico subito che è un'apparecchiatura molto semplice, per nulla pretenziosa, anche un po' volutamente, proprio per sottolineare come le cose realmente importanti siano un'ospitalità fatta con il cuore e come sia importante scegliere gli elementi da utilizzare per l'apparecchiatura in base alla loro qualità. Iniziamo a stendere la tovaglia. Vi ricordo che questa è una bellissima tovaglia in lino. Notate queste pieghe. Adesso io darò una leggera passata con il ferro da stiro, ma poi avrò magari modo di raccontarvi cosa dice il Galateo al riguardo, perché in alcune circostanze è bello vedere la piega della tovaglia. Questo argomento lo affronteremo poi in un altro video. Come vi ho anticipato nel video precedente, quello in cui vi parlo del mollettone, notate come la lunghezza della tovaglia copra quella del mollettone, perché altrimenti starebbe proprio male. Io oggi apparecchierò per quattro persone, giusto da farvi vedere come viene la mise en place. Nel frattempo possiamo anche fare un breve ripasso su come vanno posizionate e dove le posate, quindi la forchetta a sinistra, il coltello a destra con la lama rivolta verso il piatto. Se c'è una pietanza sola, basterà un'unica forchetta, altrimenti se ci sarà, supponiamo, un primo e un secondo, verrà posizionata una seconda forchetta sempre sulla sinistra e verranno predisposte anche le fondine. Ci tengo a precisare che la fondina in realtà non nasce per le pietanze asciutte. Dato che ci sono due forchette, potrebbe presupporre che come prima pietanza ci sia una pasta, non andrebbe servita nella fondina, ma dato che non siamo un ristorante, ma siamo a casa nostra e i piatti sono comunque in numero limitato, è concesso l'uso della fondina, quindi potete apparecchiare in questo modo. Ricordatevi che a seconda del servizio che scegliete di attuare, alla russa, all'italiana, alla francese, poi eventualmente approfondiremo anche questa tematica. Il piatto fondo non andrà lasciato in tavola, ma verrà tolto per essere poi portato nel momento del consumo della pietanza. Noi adesso lo lasciamo qui per completezza della mise en place e procediamo con l'apparecchiatura. Per quanto riguarda i tovaglioli, ricordatevi che il Galateo in generale consiglia di posizionarli sulla sinistra, ma voi potete benissimo anche posizionarli al centro del piatto, perché al contrario di quello che qualcuno potrebbe pensare, non è una disposizione volgare poco raffinata, si utilizza soprattutto quando i tavoli sono stretti e quindi c'è poco spazio. E ricordatevi anche che nella tradizione italiana molto spesso il tovagliolo va messo a destra, quindi insomma ogni regola facciamo la nostra e utilizziamola nel modo in cui ci torna più utile. Io in questa circostanza li posizionerò sulla sinistra. Guardate già come prende forma la nostra tavola. I bicchieri, che sono bicchieri da acqua, si chiamano in gergo tumbler, verranno posizionati sulla parte destra della nostra postazione. Se volete un riferimento, come tale potete prendere la posizione del coltello. Sopra alla sua punta andrà posizionato il bicchiere. Guardate anche che carina che è l'alternativa con questo sottopiatto. La tavola è quasi pronta. Posiziono la brocca dell'acqua, non metto ancora il pane,
perché nella nostra rappresentazione, nella nostra mise en place, è contemplato un piatto primo e un piatto secondo, quindi il pane arriverà quando verrà servito il secondo piatto. Su questa tavola non compaiono neanche i piatti di un eventuale antipasto, anche perché in questa circostanza, vi sto proprio soltanto facendo vedere l'apparecchiatura, non c'è nulla di realmente preparato a livello di pietanze, manca solo il centro tavola che adesso andrò a posizionare in modo tale che poi possiate avere una visione di insieme. Ribadisco, un'apparecchiatura molto semplice ma allo stesso tempo ricercata, quindi manca proprio soltanto un ultimo tocco di bellezza e la nostra mise en place è completata. Non pensiate che per un centro tavola raffinato ed elegante bisogna inventarsi chissà cosa. Io ho preso un po' di velo da sposa da questa bellissima composizione, l'ho messo in questo vasetto zigrinato che riprende la zigrinatura dei bicchieri, una rosa da questo bel mazzo e il gioco è fatto. È semplice, ma allo stesso tempo molto bello. Posizioniamo il nostro centro tavola al centro della tavola. Io in verità questa rosa non l'ho accorciata perché voglio risistemarla nel vaso insieme alle altre, effettivamente un po' più corta sarebbe andata bene, magari accompagnata da un'altra rosa. Non la taglio, anche perché adesso vi faccio vedere un'alternativa del centro tavola. Guardate, prendo questi due barattolini, sono due barattolini appartenenti ad un vecchio servizio, oliera, saliera, li ho recuperati, hanno diverse altezze ma la forma è assolutamente identica, in modo tale da creare un gioco di volumi con rose e velo da sposa. Ecco qua, la quantità di fiori utilizzata è sempre la stessa, anche in questo caso magari le rose potevano essere due. Tra l'altro, essendo due vasetti separati, si possono disporre sul tavolo a proprio piacimento. Diciamo che è una seconda alternativa, magari ditemi quale delle due preferite. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto, spero che sia stato di vostro gradimento, aspetto i vostri like, aspetto i vostri commenti, vi ringrazio di essere stati in mia compagnia fino alla fine, noi ci vediamo nel prossimo video.